attraverso un intervento di restauro di un affresco, di un dipinto molto importante, quello di Mattia Preti, riqualifichiamo Porta San Gennaro inserendoci in un discorso di riqualificazione più ampio di un contesto storico della città. E quindi partire dalla cultura e da un bene culturale credo che sia un passaggio molto importante. È il frutto di una grande generosità civile quella che permetterà il restauro del dipinto murale seicentesco di Mattia Preti incastonato nella Porta San Gennaro di fronte al Borgo dei Vergini a Via Foria. L'affresco è l'unico sopravvissuto dei sette sulle porte della città e tornerà a risplendere grazie alla virtuosa collaborazione tra gli operatori pubblici ed i privati che hanno dimostrato di avere a cuore la cura e la valorizzazione dell'immenso patrimonio storico e artistico della città. Sono coinvolti fra gli altri il FAI della Campania, l'Associazione Restauratori Napoletani, gli imprenditori di Friend of Naples e l'Associazione Costruttori Edili Napoli, con l'affiancamento della soprintendenza. Il finanziamento è tutto ad opera dei privati, ma anche l'esecuzione dei lavori è un servizio civile, perché i restauratori lavoreranno gratis, le altre imprese che eseguono le attività, che mettono a disposizione i ponteggi, anch'esse partecipano del tutto gratuitamente. Quindi è una grande operazione di civicità e dal mio punto di vista sottolinea però una cosa, e lo dico proprio nel momento in cui si insedia, diciamo, il nuovo governo e anche il ministro Franceschini, che saluto perché con lui negli anni scorsi abbiamo avuto dei momenti molto proficui di collaborazione. Bisogna ripensare questo tema dell'art bonus, perché in questi anni sui 260 credo milioni raccolti, 250 sono andati al centro nord, in Campania solo 1,6 milioni. Innanzitutto bisogna dire ai nostri imprenditori di seguire l'esempio di questi cittadini imprenditori generosi che usano questo strumento e sponsorizzano l'arte e la cultura, ma nello stesso tempo anche l'art bonus è diventata una forma di discriminazione verso i territori economicamente più deboli. Innanzitutto vorrei dire agli imprenditori del nord che investire nelle opere artistiche del Mezzogiorno, basta vedere Napoli in questi anni che è diventato brand di ogni tipo di marchio, anche internazionale, investire sulle opere culturali del Mezzogiorno dà molta immagine. Quindi varrebbe la pena di indirizzare un po' di risorse anche qui, ma soprattutto bisogna trovare una misura riequilibratrice, perché il Mezzogiorno ha meno soldi pubblici e ha meno soldi privati.